أن الطعام الشهي possano ammalarsi. Il solo pensiero vi inquieta? Se parli del gatto, il gatto arriverà. Ed eccolo qui. Va piano, fa piano, e il gatto non ti graffierà. Avete mantenuto la parola. Wasif è morto, e chiunque ne parli, parla di me. Mi dispiace per la morte di Pesci. Era un brav'uomo. Ma già si narra di lui in tutta Baghdad. Nella morte saprà liberare più schiavi che in vita. La libertà ha un prezzo. La sola domanda è se lo pagheremo. Pesci l'ha fatto fieramente. Ho molto da fare. Auguro la pace a tutti e due, ma sappiamo che non l'avrete. E nemmeno io. Temo che avesse ragione. La ribellione non si fermerà. Forse è giusto così. Le cose che dice. Alla guarnigione abbiamo visto Wasif discutere col governatore Muhammad ibn Tahir. Muhammad? Molto strano. Terrò gli occhi su di lui. A più tardi. Calma, Basim, sono qui. Basim, calmati. Non posso farli aspettare. Lo sanno i tuoi compagni che nel sonno il loro cacciatore è una preda? Se mi succedesse solo nel sonno, lo sopporterei. Ma dopo Ambar è ancora peggio. Ora mi perseguita quando uccido le mie prede. Le figure a palazzo, quelle mascherate. Ne ho uccise 4. L'ultima, la testa del serpente, le raggiungerà presto. Perché tagliarle la gola, invece di farla parlare? Cosa? E perché dovrei... Il djinn colpiva solo nel sonno. Non ti ha mai perseguitato fino a quando hai aperto quel forziere. Quelle persone mascherate avevano grande considerazione per l'oggetto che hai attivato. Forse possono darti delle risposte. Io do la caccia ai nemici, non spezzo il pane con loro. Io ho giurato, Nihal. Come puoi cacciare se la preda sei tu? Muoversi nel buio senza apprensione significa servire meglio la luce. Io trattengo la lama dalla carne degli innocenti, non dall'ordine degli antichi. Se non vuoi chiedere ai tuoi nemici, almeno chiedi ai tuoi amici che cosa cercavano nel forziere. E per quale motivo?
I miei compagni mi attendono allo studio di Harbia. Libera la mente, Basim. Concentrati sul tuo incarico.